Buongiorno a tutti. Allora, in questa presentazione vi illustro quello che sarà QGIS 3, che è in imminente uscita. Allora, innanzitutto perché QGIS 3 e perché non QGIS 2.20? Le librerie di base su cui fa affidamento QGIS sono principalmente Python e Dante, tra cui QGIS 4 e Python 2. Questi due, la libreria e il codice, stanno andando avanti, quindi come vanno avanti loro, anche alla necessità di aggiornarsi, deve essere al passo, perché queste librerie e il codice viene riscritto per avere il tempo, mentre le QGIS 4 e Python 2 man mano verranno rese obsolete. Questo permette di avere nuove funzionalità ed è stata ovviamente sfruttata l'occasione per pulire il codice stesso, quindi fornire nuove funzionalità e ripulire e rendere di spinta importante. Finora è stato fatto un sacco di roba, davvero tantissima. La migrazione a QGIS 3, a Python 3 e a Python 5 è pronta ed è stata fatta da un sacco di tempo. È stato fornito una guida, un helper per realizzare la migrazione dei plugin da QGIS 2 a QGIS 3. Tutti i plugin devono essere aggiornati, perché devono essere aggiornati. È stato strutturato anche il codice delle proprietà di layer, per esempio normale, che anche questo è performante. È stato creato un task manager per gestire i processi in background. Questo significa che con QGIS 3, se prima lanciavate un algoritmo che ci metteva diverso tempo, arrivava la finestra di scongelata, ora questi processi vanno in background, avete la lista in background, voi avete QGIS, voi potete fare quello che volete e l'algoritmo continua, o gli algoritmi continuano a girare. Altre cose, grazie al programma dei QGIS Grant, ogni persona, quando vengono lanciati questi grant, può proporre dei miglioramenti a QGIS, qualunque tipo di miglioramento. Viene messo a disposizione un budget, in base alle votazioni di questo budget, i migliori progetti vengono approvati e vengono di conseguenza finanziati. Uno di questi è stato il 3D, quindi QGIS parla 3D in maniera nativa. Potete scegliere di avere un DTM come strato di sfondo su cui basare l'altitudine e avere le vostre foto o quello che volete spalmato sopra, piuttosto che le vostre layer vettoriali che hanno invece informazioni sulla quota che sono disegnate appunto in maniera 3D, come in questo esempio. Altre cose, la cartella .QGIS 2 che conteneva tutte le informazioni riguardanti la lingua, il plugin, le cucine, il database degli stili, eccetera, eccetera, scompare e viene sostituita dai profili utente. Ogni profilo utente è una cartella .QGIS 2 separata. Se siete da soli potete avere il profilo produzione e il profilo testing, dove nel profilo testing avete determinati plugin e un'interfaccia grafica con altre lingue e altri stili, mentre nel profilo produzione avete un profilo stabile. Se invece siete un'azienda avete un profilo per un dipendente, dove ogni dipendente avrà i suoi plugin e le sue impostazioni di base. L'interfaccia dei campi, dei widget e dei moduli è stata ridisegnata scindendo per bene la distinzione tra campi e moduli e dando l'opportunità agli utenti di utilizzare in maniera più coerente e migliore la gestione dei moduli preimpostati. QGIS è stato ristrutturato completamente. Lo strumento dei vertici e della digitalizzazione è migliorato moltissimo. Potete fare digitalizzazione topologica tra le diverse, tra le diverse. Abbiamo anche le mappe multiple di un solo progetto, questo è più facile vedere con uno screenshot, ovvero all'interno dello stesso progetto avete varie mappe dove potete caricare vari layer. Le mappe possono ognuna essere in un sistema di riferimento diverso dall'altra, possono parlare una all'altra, avere simboli diversi, eccetera, eccetera. Ancora, il compositore di stampa è stato completamente disegnato a livello di codice, sono state aggiunte nuove funzionalità, tra cui una è il fatto di avere mappe diverse in sistemi di riferimento diversi. E questa ristrutturazione ha permesso una nuova funzionalità, come zecca, che è la stampa dei record complessi, che vi permettono di fare delle cose incredibili, nidificare un atlante dentro l'altro. Potete davvero fare delle cose che nessun altro software fa. La gestione dei metadati è migliorata tantissimo, è molto più facile. Il sistema di help è stato unificato. Ogni volta che in QGIS 2 cliccavate su un pulsantino di help, vi compariva una finestrella con la guida della finestra all'oggetto. Ora invece, cliccando su quel pulsante,
così si rimanda al sito dove viene scritto quel sito, alla funzione giusta, al link giusto, e questo permette di, anche a chi scrive documentazione, di avere, di mantenere la documentazione più coerente nel tempo, al passo con il codice. Grazie a un grant, un altro di questi programmi di cui vi ho parlato prima, sono stato in grado di riuscire a documentare tutti gli algoritmi nativi di QGIS dentro il processing, sono circa 160-170, quindi ogni algoritmo di processing, quando cliccate su questo grant, vi rimanda al pari del sito con tutta la spiegazione. Questo è stato possibile, questo è molto utile per gli utenti perché avete tutti gli algoritmi che sono coerenti con il codice, quindi l'aiuto, l'help che trovate è coerente con il codice che è cambiato. Ci sono ancora delle cose da fare, non per QGIS, ma per le future versioni 3 di QGIS. Tantissimi algoritmi di processing sono stati tradotti da Python in C++ come codice, che è performante, eccetera, e alcuni possono ancora essere tradotti. Il motore di QGIS, del 3D di QGIS, è stato lanciato un crowdfunding davvero recente per migliorare. Ora esiste, però è migliorabile. E la ristrutturazione della leggenda è ancora, può essere ancora fatta, ovvero gestire più progetti, aprire più progetti simultaneamente e gestire meglio i layer inclusi da questi progetti. C'è la possibilità di fare un backup, un versionamento di file di progetto, quindi una specie di storico. Ovviamente QGIS è, la stabilità di QGIS è anche dovuta al fatto che QGIS ha un sacco di test. Ogni volta che uno sviluppatore cambia il codice vengono lanciati tantissimi test per vedere che il cambiamento del codice non rompa QGIS in qualche maniera. Aumentare il numero di test significa rendere QGIS ancora più blindato, ancora più sicuro, ancora più stabile. La documentazione del cambiamento delle API e delle API in Python esiste già, c'è già un sito dedicato, che è migliorabile, e c'è una lista completa di tutte le funzioni proposte che vengono fatte man mano dagli sviluppatori. Ovviamente nel QGIS, come sapete, si basa soprattutto su sponsor, su donazioni, su questi programmi di grant che vi dicevo, quindi il QGIS stesso che prende questi finanziamenti e gira ai progetti migliori fatti dai vari sviluppatori, quei gruppi utenti locali che finanziano il progetto del QGIS, aziende che ovviamente fanno il loro profitto in base al QGIS e quindi ci tengono il futuro di QGIS e reinvestono parte del loro lavoro in QGIS stesso, e il lavoro volontario che l'ho messo in fondo, va messo in cima, perché QGIS si basa molto 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 sul lavoro. Per gli sviluppatori cosa c'è di nuovo? È un ambiente molto molto più confortevole dal punto di vista della funzionalità, della capacità, ci sono dei giri più moderni, più veloce, e ovviamente tutte le sviluppi sono più facili e più rapide da fare. Per gli utenti in realtà non c'è una rivoluzione epocale dal punto di vista dell'interfaccia grafica. L'interfaccia grafica è quella, quasi non vi accorgete che state usando la versione 3 di QGIS, però sotto avete tantissime novità. Gli stili, per esempio, tutta la gestione stilistica, tutti i parametri singoli degli stili sono parametrizzabili, quindi potete utilizzare le espressioni all'interno di ogni singola parte dello stile. Ci sono moltissime nuove funzioni aggiunte al motore delle espressioni. C'è uno stile nuovo di Zeke, che è il Point Cluster Render, dove potete aggregare più punti e vedere quanti punti ci sono in quadrati di ricerca. I simboli personalizzati possono essere gestiti in maniera migliore per raggrupparli in gruppi preimpostati, favoriti o gruppi tematici, e recuperarli più facile. Avete le notazioni che sono parametrizzabili anche in quello, perché in questo caso, dal punto di vista analitico, la riproiezione al volo in QGIS 3 è sempre attiva, non potete mai spegnerla, ci pensa QGIS a riproiettare al volo un layer che è un altro sistema di riferimento, renderlo coerente con il sistema di riferimento, l'oggetto del primo layer, e a fare a cascata tutte le analisi. Potete decidere di fare delle correzioni topologiche durante l'analisi o stoppare dei processi se i layer hanno delle invalidità geometriche. Ci sono un sacco di algoritmi nuovi, per algoritmi nuovi nel campo della network analysis, molti plugin, alcuni plugin che erano inclusi comunque dentro QGIS come plugin di base, sono stati buttati e messi dentro processi. Quindi questo contenitore processing che contiene tutte gli algoritmi analitici vi permette di utilizzare anche questi plugin che prima erano dei plugin all'interno del moderatore, che è un migliorato.
strutturata, lui ha disegnato un'interfaccia grafica un pochino più reattiva, quindi potete utilizzare quelli che erano dei vecchi plugin, li potete utilizzare nel modellatore grafico oppure in modalità interattiva. C'è una gestione un po' più furba, diciamo così, della visibilità all'interno dei gruppi, avete tanti layer all'interno di un gruppo, cliccando sul gruppo se c'è solo un layer alla volta, potete nascondere i layer selezionati, potete fare un refresh automatico della mappa ogni 2, 3, 4, 5 secondi se avete uno stile che per qualche motivo è basato su un dato sul tempo, e quindi ogni 5 secondi potete aggiornare, quindi un po' lo stile si aggiornerà in funzione di, del vostro parametro che avete scelto. C'è un miglioramento, avevo parlato prima, dei moduli personalizzati con un autocompletamento, una gestione dei vincoli, dei constraint migliore. Le misurazioni sono più precise, si basano su degli soldi, il set è veloce, c'è una lista completa, uno dei plugin già inclusi dentro QGIS è un plugin che si chiama DataBlock, che permette di fare grafici interattivi, quindi avete dei grafici che possono essere combinati e che parlano con la mappa e viceversa. Quando aggiornare i plugin, come vi dicevo, i plugin devono essere aggiornati da QGIS 2, devono parlare. I plugin di QGIS 2 parlano tutti 4 e Python 2, i plugin di QGIS 3 parlano tutti 5 e Python 3. Quindi quando parlano si può aggiornare, siamo in QGIS 3, le API cambiano ancora poco, ci siamo. Sono già 80 plugin che sono già disponibili, o sono nuovi che vedete solo in QGIS 3, altri invece sono stati tradotti e già disponibili dentro QGIS 3. Cosa potete fare voi? Tantissime cose diverse. Potete sostenere il lavoro degli sviluppatori, che di sicuro preferiscono molto, potete fare testing, potete aprire ticket, potete tradurre, potete documentare dei pezzi di documentazione che secondo voi non vanno bene e possono migliorato, potete fare davvero tante cose diverse. Quando? Presto. Presto significa questo fine settimana c'è la hackfest semestrale di QGIS a Madeira, domani, da domani in poi, e durante questa hackfest, a meno di bar ipercritici che possono bloccare QGIS, l'uscita di QGIS dovrebbe essere rilasciato la data di vendita del programma. Quindi in teoria questo weekend ci siamo. Lo potete già utilizzare adesso, con Windows potete comunque utilizzare la versione 2.49 che è la versione. Thank you.